Buonasera, buonasera a tutti, Welcome to the jungle. Buonasera, amici, good evening, dear friends, amici, come amici, 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 tutto bene ragazzi? Molto guarda bene. Sergio già là che si gratta le mani, si gratta le mani, stasera Chiara è la vittima perfetta, eh? Siamo perfidi. Occhio Sergio, perché stasera c'è pane per i tuoi denti. Eh sì, perché lei risponde a dovere, risponde a dovere, ma sarà divertente. Ma infatti allora, è una ragazza carismatica, cioè, c'ha sta camicia coi teschi che ho visto, mamma che già mia, mamma mia. Premessa, mamma mia. Stai calmo Sergio, stai calmo, gli ormoni, sai che poi viaggiano, eh? Su, una bella ragazza. Occhio allora, perché ragazzi, mi tocca fare l'angelo stasera, sarò il suo angelo custode protettore. Attenzione. Per forza. Questa sera devi essere il good guy. Ma vediamo. Allora, prima di invitare Chiara ad entrare, questa sera abbiamo Chiara Letizia come ospite, e prima di invitarla ad entrare nel nostro salottino virtuale, spieghiamo un po' le regole. Anzi, la facciamo prima entrare, poi le spieghiamo direttamente con lei, così le capisce anche lei nel caso avesse dei dubbi. Victoria, you can introduce the guest of tonight. Okay. Tonight we have very, very beautiful and amazing guest. And it's Chiara Letizia. Welcome. Dai. Si sente abbastanza bene, mi dice Omar. Dai, va bene, molto dai, proviamo. Bene. Dai, domanda. Vai, Victoria. Victoria, domanda. Start, one more time. La prima, dai, partiamo dall'inizio allora. Dai. Ok. Qual è il tuo brano preferito? To? Recita per noi una strofa. What is your favorite song? Tell us a verse without singing. Please, Chiara. Grande Vittoria, grande! The things we know so well, they shine in your eyes and the kiss and tell. Dream, faces that never seen, but you're always there like a ghost in a dream. She made. Wow! Ma fatta. Sì, abbiamo sentito, questa l'hai fatta, brava. Wow. Anche da ragazzo. Però ho capito che l'ha fatta. Non ho capito molto che canzone bene. Era, ma che canzone era? Victim dei Culture Club. Ah, Victim dei Culture Club, bella. Alessandro, puoi mutare il beep del timer, così sentiamo meglio. Gli devo rimuovere il suono quando entro sul momento, sì. Va bene. Così enfatizziamo un pochino. Allora, diciamo che per la difficoltà, questa gliela passiamo buona, sì. Un po' di incoraggiamento, dai. Vai, Dino, cominciamo con le domande a sfondo erotico. Ma io ero solo soft, Poi insomma, voglio vedere dopo, Vai, domanda numero due. Allora, domanda due. Dino? Vai, Dino, leggi. Allora, sei pronta, Chiara? Pronta. Allora, hai mai fantasticato su un tuo professore? E quando? Che no. Cosa? Quando che cosa? Giusto? Ho capito giusto? Sì. No, ho sempre avuto più professoresse donne, e se tra donne e uomini non ce n'era nessuno che mi... No, niente fantasie, no. Niente, no, zero, professore niente, ragazzi. Non ispiravano, fidatevi. Che devo fare? Crediamo allora. Che famo? Ma sarà vero, ci crediamo, che dite? Va. Anch'io avevo tutte le vecchie ciabattone, perciò io pure su quelle più brutte, perché anch'io non è che avevo proprio degli splendori, stiamo più sui compagni magari. Sergio, ma se avessi fatto a te questa domanda, Sergio? No, capirai, io prima istituto tecnico, poi a scuola di cinema non c'era niente di che, cioè sulle compagne la voglia, cioè l'unico che smontava le cattedre a scuola ero io praticamente. No, chi è che c'avevi smontavi le cattedre da braccio, vabbè, questa era buona, è stata molto interessante, ma va bene, va bene, va bene, va bene, va bene.
Vabbè. Dai, beh, c'è Giorgio adesso che c'è la sua. Ci sei, Chiara? Resta presenti, attenti. Attenzione, c'è Ursula, è vero che è una maestra. Ah, fa l'insegnante. Ecco, Giorgio potrebbe avere. Alza la media, devo dire. Alza la media. No, io sulle maestrine dei miei figli. No, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, allora, ci sei, Chiara? Ci sono. Ok, bene. Quale personaggio consideri sopravvalutato rispetto al successo che ha? Oddio, Raul Bova. Quella. Devo anche spiegare perché? Certo. Sì? Sì. Tu perché, allora, il fatto che sia un bel uomo, un bel ragazzo, non c'è dubbio, però ritengo che come attore sia stato un po' sopravvalutato, insomma, penso che sia uno di quei casi in cui la bellezza abbia così sia stata più favorevole alle doti di. Questo ci può stare, dai, ci può stare. Cioè, ha sfatato un mito, ragazzi. Cioè, bisogna dirlo. No, cioè, sapete cos'è? È che io le dico talmente sincere, talmente tranquilla. Sì, che dici non ha quella grande. Dice, non è che si scompassa, ma in realtà beh, anche a me, io ho visto Raul Bova in Predator, cosa che era? Predator contro Alien contro Predator, una boiata a livello di il film che faceva cagare, però. Vabbè, però lui non è che ha dato poi quel grande smacco, no, anche alla sua, vabbè, sulla commedia però, all'italiana però, ci può stare, però insomma, sai, sì, però Chiara ha detto la sua, se non gli piace non gli piace, non è che possiamo metterlo. Va bene, per adesso sei in tonza, sei in mi tonza, sta fregando per il momento, attenzione. Ma mi state facendo domande da educandi, ragazzi. Esatto, ma adesso stai attento. Tranquillo. Allora c'è la mia, per esempio. No, sei pronto? Sei pronta? Scusa. Pronto. Aspetta. Allora, sei in ospedale per un appendicite, ma per un errore medico ti accorgi che ti hanno cambiato sesso. Cos'è la prima cosa che faresti nella tua nuova condizione? Questa è di Jorg, ricordo. Fantastico. Sicuramente l'amore. Cioè, perché. Cioè, non sai ancora usarlo? Da sola? Sono istintive, dai. Ma fai l'amore da sola, ti cambiano sesso, lo sai usare. Io in realtà dico sempre, mi piacerebbe fare 24 ore da uomo e fare, diciamo, tutte le esperienze da uomo per vedere cosa si prova. Fare donna, se posso vedere come so, però. Guarda, ti basterebbe un'ora. 24 Guarda, ore sono troppe, fidati. Per un'ora d'amore. Cioè, però, e si sveglia, doveva fare l'appendicite, si sveglia con il tu dici facciamo l'amore, va bene, ok. Grande risposta, infermiera che capita. Ma però ci sta, ognuno. Brava Chiara. Diventa maraghetta, è avanti anni luce. Se lei da bella ragazza qual è, poi diventa un bel ragazzo, trova subito poi, quindi. In ospedale direttamente, quando esce. Sì, la dottore, chi è? La maestra della domanda prima. Ok, allora adesso abbiamo Sergione che no, non so, ecco. da un po', da, cioè, ricalca un po' le okay. Sì. Allora, pronti? Con chi passeresti una notte di fuoco per lo scopo di salvare la Terra? Tra Kim Jong-un e Donald Trump? E perché, ovviamente? Aspetta un secondo, una notte di fuoco per... Tu devi salvare la Terra e per salvare la Terra devi passare una notte di fuoco o con Kim Jong-un o con Donald Trump. Chi scegli e perché? Se devo salvare la Terra, non lo so, Donald Trump, ma ragazzi, cioè, poi mi fate il movimento. Ma perché lui... Perché ti piace di più perché? Perché tra i due mi sa di più, non lo so, di più igienicamente pulito. Almeno la pulizia, dici tu, giustamente. Avete sentito? Ovviamente addirittura.
Vabbè. Sergio, ma tu dovevi dire a chi vuoi dare fuoco per salvare la Terra. Allora era facile, dice a tutti e due, basta. Vabbè, alla fine abbiamo scoperto che ha un debole per Donald Trump e secondo lei Kim Jong-un è uno zozzone. Questo Roberta sì. Concorda, brava Roberta, brava anche lei. Ok, abbiamo già due. So, sai, io Kim Jong-un me l'aspetto uno, sai, che si sveglia tipo il principe cerca moglie, no? con le cinesine, le coiranine che lo lavano, il pene reale è lindo, sai, queste cose così. Ma anche da, beh, però non immagino zozzone. Vabbè, brava, ti piace, non è che ho i gusti, sono gusti. Come no, dai, va bene, dai. Il meno peggio, dai, ha detto il meno peggio, giustamente. Ok, Vittoria. Ah, adesso c'è una bellissima domanda di Vittoria. Okay. Bellissima. Okay. Ok, Chiara, you ready? Yeah. Ok. Say I Grammy Award. Devi sfilare sul red carpet e hai solo tre vestiti da porte. Scegliere di indossare astronauta, costume di hot dog o sadomasa. Cosa scegliere e perché? Allora, uno è l'astronauta, l'altro è? L'altro è l'hot dog, lo stai vedendo in sovrappressione. Ma io non lo vedi? Vabbè, uno è da hot dog. Uno un vestito da hot dog del McDonald's, l'altro da astronauta o un sadomaso che purtroppo non vedi però una foto, peccato. Astronauta. Da astronauta? Sì, perché mi è sempre piaciuto da bambina. E quindi però... Anche col fatto che ne fai. Ok, l'astronauta allora. Però... Comunque, cioè, ne parlano, Sadomaso ormai lo fanno tutti, È vero anche però, quello. Però fate fantastica immaginare Chiara con Sadomaso. Vabbè, tre immagini vestite dall'astronauta. Perciò, domani devo fare il fotomontaggio. Devo fare il fotomontaggio. tipo il video di Moby, no? Ricordate? va bene. Dai, senti, adesso torniamo nella normalità, mi raccomando, Katia, così almeno ti diamo un po' di fiato a queste domande. Allora, a parte la vita, qual è la cosa che hai maggiormente paura di perdere al mondo? La salute, non so se conta uguale, perché comunque poi porta sempre a quello. E un'altra cosa? La salute e le persone che mi circondano, la famiglia. Quello sì. Va bene, questa è dai. Ci sta. Va bene, la passiamo domani. Certo. Dino, però molto apparecchiata sta domanda. Vabbè, ma io avendo visto le vostre, sono sempre il buono e l'angiolino. Allora, che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Eccala, va bene, sarò più cattivello la prossima volta. Ma adesso meno good guy devi essere. Va bene. Ma adesso lì, diciamo che... con questo ci mettiamo in pari, recuperiamo. È la mia domanda, sei pronta, Chiara? Madonna. Allora, hai la possibilità di rinascere un'altra volta, ancora più bella, una bellezza mozzafiato, ma devi scegliere tra avere tre tette o tre gambe. Cosa scegli? Perché? Aspetta, o tre gambe, devi scegliere e perché? Cioè, gambe. No, beh, pensi sempre, sei una donna. Applausi. Perché piscina è meglio. Piscina è meglio. E poi volendo, io stavo anche pensando una cosa, volendo una la puoi sempre togliere, cioè togliere una gamba secondo me è più complicato. Ma la puoi togliere? Si può operare, sarà le vene a testa. Perché devi toglierla? No,
Okay. Ha dato una risposta perfetta. Qual era il film, quello con Schwarzenegger? Che atto, lui di forza. Atto di forza. Atto di forza. Forza. Vale, però la tua creatività sta andando in una fantasia un po'. Eh? Ormai sempre peggio. Vado a finire sempre peggio. Ma poi no, vuoi mettere lei che magari tre tette... Perché lei dice giustamente una tetta me la taglio, la faccio operare, una plastica, una cantante, vai a Sanremo sul palco, tre tette, cioè col triplo registro, cioè, parla tutto il mondo, capito? È un successone mondiale, sarebbe, no? Una cosa fighissima. Vittorio, are you not satisfied? You don't want three boobs? I need to think about it, you know? Maybe I prefer chance, you know? Poi una cosa, quando lei ha detto delle gambe, io ho capito, è più comodo, ho capito gamba, male però... quello che aveva detto, però in quel momento ho detto è più comodo per pisciare, perché giustamente con la terza gamba come la fai, no? Quindi vabbè. Okay, è la fine, è la siamo, fine. Siamo ormai alla follia. Il delirio. Allora, you know, guys, tocca a me. After this show, I think we can create beautiful picture of Chiara. From all answers, I think we really need to make like Frankenstein, it. Yes. Ne facciamo una con Chiara, Sadomaso e con tre piedi. Astronauta con tre gambe, con tette. Astronauta Sadomaso con tre tette e vicino Donald Trump, così che... Esatto. No, la morte di Donald Trump. Sicuramente. Ok, sì, allora andiamo avanti con la domanda del Sergione. Sergione. Allora, hai 30 secondi e devi convincere Kevin Spacey a comparire in un tuo video. Dici che strategia usi per convincerlo. Devo convincere Kevin Spacey a fare parte del tuo video, come protagonista di un tuo videoclip. Devi convincerlo, cosa gli dici? Aspetta, metti gli spesi, non piace, però vabbè, allora non so sapere la cosa. Appunto. Allora, gli dico, cosa gli dico? È in italiano, adesso lo dico. Sì. Gli dico che sarà una bruttissima opportunità per lui, perché è un giovane. No, il videoclip. Say what? Indipendente lo lancerà in una carriera. Stai aggrappando. Prima di fare le tre tette facevi alla sua. Se tu dicevi lo convinco con le tre tette, casamento nato. Ti davo 20 secondi. E non ci riuscivi perché è gay. Kevin Spacey è gay. E vabbè, però magari. Guarda, scelta apposta Kevin Spacey. E qua. È vero, c'è ragione. Allora qua tagliamo, ragazzi, il primo punto l'ho segnato io, ragazzi, ha capitolato con me. Bravo, Sergio. Tagliamo un 10 secondi qua, vai, un 10 secondi va. Beh, io dai, 10, dai, comunque ha risposto in modo su un po' arrampicante. Vabbè, 10, dai. 10, togliamo, 10. Sì, ma per niente, questa l'ho colpata. Va bene, tocca al Dinuzzo, vediamo se Albino è un po' che... questa volta. Allora, questa qua, nella massima sincerità, qual è la cosa peggiore e qual è la cosa migliore dell'essere una donna? La cosa peggiore è il ciclo di tutti i mesi. La cosa migliore è che comunque... da donna, insomma, non brutta, che comunque a volte ti fanno dei favori per il semplice fatto che sei donna. È sincera. A garganella, come dicono dalle mie parti. Gli ridiamo indietro 10 secondi, dai, perché è stata sincera. Ancora prima che il tempo finisca, addirittura, pensa un po'. Devo dire... Viva Chiara Letizia e abbasso Aurora Ramazzotti. Adesso voglio capire perché ce l'hai con Aurora, te, che giorni che la stai addosso. Johnny, I think extra question after, only for you. I think extra question, you know, extra question we can ask from Oksana.
Yes, it will be really fun. Fare un'extra question. Allora, aspetta, quando sei pronto, Okay. Okay. Now... extra question from Oksana. Vai, fai la domanda. Allora, ragazzi, vi avviso, io non sono stata preparata, nessuno non mi avvisava, però va bene. So un pochino che Chiara è stata in Giappone e magari può dividere, non so, le sue emozioni. La cosa più bella e la cosa più peggio di Giappone. La cosa più bella e la cosa più brutta del Giappone? Sì. Yes. La cosa più bella del Giappone è che è un paese sicurissimo sotto tanti punti di vista, parlo di criminalità ovviamente, di perdi il portafoglio e la gente ti rincorre per ridartelo. La cosa più brutta è comunque ancora un po' la condizione della donna, sono un po' indietro ancora, la donna non c'è proprio una parità, cioè neanche in Italia c'è, ma il Giappone è molto peggio. Vabbè, sì. Sì, in Giappone è così, ragazzi. Io non posso giudicare perché non sono mai stato in Giappone, però sicuramente bisogna lavorare su questa cosa qua, perché in realtà le donne meritano meglio, più di noi, perciò se sono ancora indietro, ma poi c'hanno tutti il pisello piccolo in Giappone, mi hanno detto questo. Non è vero, chi se ne frega, cioè. Beh, uno che c'ha il pisello piccolo non può dire alla donna inferiore, deve tacere e basta. Ho capito, ma che discorsi sono, quello già non è che però è così. Allora Chiara, siamo arrivati all'ultima domanda che ti farò io, naturalmente. Sì. E poi avrai il tuo tempo per, anche se vabbè, siamo in condizioni un po' provvisorie questa sera, ma comunque ce la portiamo a casa lo stesso. Allora, l'ultima domanda direttamente da me: devi creare una poesia in rima su una vecchia ciabatta innamorata. Salute. Non la so, aspetta, una vecchia ciabatta innamorata. Devi crearla. No. E crea una poesia in rima, dai, vai, così. La vecchia ciabatta innamorata. Io sono tremenda per queste robe qua. La vecchia ciabatta innamorata fa la calza. No. Zaccade. Qua ti dobbiamo arrancare 30 secondi, non sei neanche partita, cavolo. Questa qua è grave, non neanche provato. È molto grave questa qua. O ciabatta innamorata. Sul suolo dedicato stai posata. No, ma ormai è scaduto il tempo, basta. Vabbè, dai, sentiamo questo. Fammi esprimere. Sul suolo dedicato stai posata. Piano piano, dolcemente mi accompagni, giù, fin verso gli stami. Perché verso gli stami l'accompagnata? It's almost hoku, really, like haiku, Japanese. Very similar, yes. Ah, bella, questa è bella. Va bene, dai, però premiamo che ci hai provato, come ci hai pensato. Però tu come l'avresti fatta questa poesia in rima? Allora, no, ma come ti è venuto in mente? Sono curioso di entrare nella sua testa. Una vecchia ciabatta innamorata, sul suolo si è posata, ti ha visto in faccia e cosa ha detto? Tu sei il mio prediletto. Detto questo, mi rifugio nel mio letto e faccio un sogno pensando a cosa avrò detto. L'apoteosi! Il Porcella ne sa, Porcella! Con la ciabatta innamorata, tutta bagnata. Però dai, ti premiamo lo stesso, perché ci hai provato, ci hai messo impegno, brava, e gli ridiamo i secondi, gli diamo tutta la chiosa da fare. Sì, ma è stata la nostra miglior concorrente, di tutte le... Assolutamente. Sì, peccato che non si sentiva, che adesso ti vado a comprare un modem domani. No, questo è il modem più veloce. Cambia città.
cambia città. Ma scusa, sta lì vicino, la prossima volta vai in studio. Ma lei c'ha il vabbè, ok. No, ma falla venire in studio, si fa live come. Va bene, lo stesso. Allora, adesso hai 2 minuti per convincere le persone ancora collegate con noi a fare qualcosa. Perciò noi ti lasciamo lo spazio dei 2 minuti, poi manderemo il video di presentazione. Prima ci salutiamo, poi mandiamo il video come jingle finale. Ma adesso hai questi 2 minuti, manderemo il countdown anche in questo caso, dove tu fai quello che vuoi. Cerca di conquistare il tuo pubblico. Pronti? Partenza, aspetta, via! Grazie innanzitutto ad Ale, a Sergio, a tutti gli altri per questa serata, grazie anche per essere riusciti a gestire le difficoltà tecniche. Detto questo, mi farebbe piacere che chi ci sta ascoltando partecipasse il 13 maggio, quindi fra una settimana esatta, all'Online Female Fest. L'Online Female Fest è un festival tutto femminile che ho organizzato io, composto da diversi generi di musica. Quest'anno abbiamo da donne di diverse parti del mondo, artiste di diverse parti del mondo. Abbiamo Brasile, Svezia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, quest'anno veramente spaziamo un po' dappertutto. L'anno scorso abbiamo avuto le mitiche Vixen che hanno suonato appunto questo evento. Quest'anno l'evento è benefico, però quest'anno i proventi del concerto andranno a Progetto Itaca, che è un'associazione tutta italiana con diverse sedi in Italia, che si occupa delle malattie mentali. Malattie mentali noi spesso ripensiamo pazzi, cose del genere, no, ma anche depressione, anoressia, bulimia, tutti questi tipi di problemi che purtroppo ci affliggono e affliggono magari i nostri cari. Quindi i proventi di quest'anno e le artiste devolvono il loro cachet per questa iniziativa benefica. È possibile prendere i biglietti su staged.com online female fest ed è ad offerta libera, quindi è suggerita un'offerta di un minimo di 7 euro, ma è comunque offerta libera e si può guardare direttamente 4 ore di musica online dal telefonino o dal computer di casa propria. Quello che vedrete alla fine è un filmato di alcune cose dell'anno scorso. Basta, penso di aver finito. Sei arrivata proprio nei 2 minuti. La tecnica, ragazzi. Bravissima. 13 allora, maggio hai detto, giusto? Sì, 13 maggio hai detto, giusto? 13 maggio, sì, alle ore 6, alle ore 18 inizia. Perfetto, invitiamo tutti ad andare comunque a trovare le pagine su Facebook e su... Sì, mi potete, come Chiara Letizia, io pubblico sempre qualcosa, oppure su Facebook digitate Online Female Fest e c'è la pagina con l'evento, c'è anche l'evento Online Female Fest 2021 e si possono prendere i biglietti direttamente da lì. Mi farebbe piacere davvero, perché è una bella iniziativa, non perché l'ho organizzata io, ma per il fine per il quale va. Bravissima Chiara. Adesso metteremo il video dell'edizione dell'anno scorso, così almeno le persone si fanno un'idea di come si svolgerà più o meno il festival. Io ringrazio ancora Chiara che si è messa in gioco in questa follia, anche con i problemi tecnici in qualche modo l'abbiamo portata a casa. Bravissima. Chi volesse rivedere la puntata domani sarà disponibile non soltanto sulla pagina YouTube, Twitch e Facebook, ma sarà anche su Spotify con il podcast. Perciò chi volesse risentire tutte queste follie lo può sentire anche domani, anzi taglierò magari la prima parte dove non si sentiva, così almeno siamo a posto. Bello, pulito, bravo. Io direi che appuntamenti domani sera abbiamo un concerto dal divano fantastico di Neja in acustico con il chitarrista Alessandro, e sarà devoluta la serata per le donazioni saranno devolute a un centro che si occupa dei bambini con malattie oncologiche di Torino, perciò una nobile causa. Vi invito tutti a esserci, perché tanto Neja è bravissima, e poi sarà una cosa, anche questo concerto sarà per una nobile e importante causa. Perciò ragazzi, io vi aspetto domani, i miei soci qua, ma Marchettona, martedì prossimo Disco Forum. Ah, ah, sì, dai. Che nome,
Non me l'hai neanche detto, io non me lo sono segnato neanche in calendario. Quando è che è martedì prossimo? Martedì l'11 martedì 11 abbiamo, no, hai sbagliato, era lunedì, ti ho detto, perché il martedì e l'11 c'era il Gravity Zero, perciò hai cannato clamorosamente, è lunedì. Lunedì, vabbè, lunedì prossimo c'è il disco forum. Va bene. Detto questo, ragazzi, io vi voglio bene, ci vediamo domani sera. Chiara, grazie ancora, adesso mandiamo il tuo video. Victoria, for you the last word for me. Closing. Thank you so much, Chiara, and I'm sorry that we have this technical issue today, but I hope next time will be better. But thank you, Chiara, you was really nice, and I'm really proud of you, and you fixed this problem, and we can communicate in a strange way, but we can. Thank you so much. Thank you so much, guys, for this nice company. And thanks, audience, for your patience. Thank you. Thanks so much. See you tomorrow. Ci vediamo domani. Namanata. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao.